Ma è terribile! Va bene, la prima cosa che mi è stato detto di fare è di assicurarmi che tutti qui siano nel corso giusto. In fondo al corridoio stanza 12. Grazie. Ok, incominciamo. Silenzio! Che ne dice se le raccontassimo i nostri problemi di vita di relazione? Sì, sì. Questo porterà via un po' di tempo. Sentiamo te, Otto. Beh, i miei standard sono troppo alti, capisci? Sento che nessuna donna è alla mia altezza. Wow. Credi di averli beccati tutti, ma ti dimentichi delle uova. Il mio problema è che sono uno che usa le donne. Vado subito a viverci insieme e ci resto finché finiscono i soldi. Io sono una donna intelligente, ma faccio scelte sbagliate. Ecco le chiavi di casa e la mia carta di credito. Sono stato sposato una volta, ma non ho saputo tenere la cosa in piedi. Ti supplico, Waylon. Amami ardentemente come facevi una volta. No. È per via di quell'orribile signor Burns, non è vero? Vieni fuori il signor Burns da questa storia! Smithers! Smithers! Il signor Simpson mi sta ascoltando. Simpson! Sì, stavo ascoltando, molto divertente. Non è vero, stavi solo mangiando una maledetta arancia. Oh, beh, sì, per l'occhio non allenato stavo mangiando un'arancia, ma per l'occhio che ha cervello stavo facendo una riflessione sul matrimonio. Perché, vedete, il matrimonio è molto simile ad un'arancia. Prima abbiamo la buccia e poi il dolce, dolce interno. Io proprio lo comprendo. Se avessi voluto vedere un uomo mangiare un'arancia, al corso Mangia Arance iscritto mi sarei. Mangiare un'arancia è molto simile a un buon matrimonio. Mangia quelle maledette arance, zitto! Questo è terribile. Fammi favore. Un'indecenza, andiamocene da qui. Che stupido alibi per un insegnante.